grazie, grazie Pietro per questa tua presentazione. Non abbiamo concordato un intervento con Vittorio, quindi mi limiterò a dirvi alcune cose che ritengo, come dire, un po' interessanti da sottolineare. Tutti lo sapete, ma amo ripeterlo sempre, quando comincio a parlare di questo artista, il Pordenone è stato non soltanto il maggior pittore friulano del Rinascimento, ma anche in assoluto uno dei più importanti pittori ad affresco italiani della prima metà del Cinquecento. Per padroneggiare questa difficile tecnica, naturalmente erano necessarie delle qualità particolari che il Pordenone possedeva in sommo grado. Una grande abilità, capacità progettuale, una grande abilità disegnativa e soprattutto una notevole prestezza e abilità di mano, perché, come ricorda Boschini nella sua carta del Navegar pittoresco del 1660, uno dei capolavori della letteratura critica veneziana, quando si è fatta una figura non torna in brio più del relogio e del razzo. Cioè, quando un artista ha dipinto una figura d'affresco, non può far marciare all'indietro le lancette dell'orologio, ma se qualcosa non funziona deve distruggere l'opera che ha appena creato. Cioè, quando si lavora d'affresco non si può, come nella pittura d'olio, intervenire con passaggi successivi e correggere, ma bisogna ricominciare tutto da capo. Se queste sono le principali caratteristiche del Pordenone frescante, dal punto di vista caratteriale non doveva essere una persona molto, molto facile. Perché dico questo? Perché Francesco Sansovino, in un testo pubblicato a Venezia pochi anni dopo la morte del Pordenone, La cronica universale del mondo, lo ricorda come uomo rozzo e aspro nei costumi, ma nella pittura di così vivo spirito che fece paura più volte a Tiziano. E poi aggiunge, e quando da lui si aspettavano grandi cose, morì inopinatamente per sospetto di veleno. Naturalmente questa tradizione è stata raccolta dalla critica successiva e addirittura è stato individuato nel povero Tiziano il mandante di questo avvelenamento. In realtà, come i documenti hanno permesso di stabilire, come ricorda lo stesso Vasari, il Pordenone morì a Ferrara, dove si era recato nel 1539, assalito da gravissimo affanno di petto. Non vale la pena di fare indagini patologico-mediche sulle cause del decesso, ma questo di fatto avvenne. Forse vale la pena anche di ricordare qualcosa sull'aspetto fisico del Pordenone, che doveva essere davvero un bell'uomo, se questo è, come si riconosce per tradizione, il suo autoritratto. E non per niente questa immagine è stata scelta anche come copertina del catalogo e come locandina della mostra. Una delle sue imprese più clamorose, che tutti conoscono, sono gli affreschi della cattedrale di Cremona, dove il Pordenone fu chiamato a operare tra il 1520 e il 1521. Affreschi straordinari che gli valsero da parte della critica quell'appellativo di Pictor Modernus con cui è universalmente noto. Però a questo proposito vorrei fare una precisazione. È vero che nei documenti cremonesi si parla del Pordenone come Pictor Modernus, ma nel contesto di quei documenti questo appellativo ha un significato cronologico, non stilistico. I massari volevano semplicemente ricordare che il Pordenone era Modernus, cioè ultimo, recente, nel senso che era il pittore chiamato a ultimare il ciclo di affreschi la cui decorazione, a cui era stato dato inizio diversi anni prima. Però al di là, diciamo, del significato letterale del documento, il Pordenone a Cremona si dimostra davvero un pittore moderno. Perché? Perché comprendendo che le finezze esecutive degli artisti che lo avevano preceduto in realtà erano inapprezzabili dal basso, dal punto di vista dell'osservatore, rivoluziona, per così dire, le strutture compositive del ciclo e anche la tecnica pittorica. Unifica il campo visivo, adotta una tecnica pittorica estremamente libera, per cui le figure viste da vicino sono quasi informi, mentre la visione si ricompone in un tutto unitario solo se si osservano dal basso. Inoltre,
attraverso il ricorso allo scorcio e agli effetti illusionisti si riesce anche a coinvolgere, a ottenere quel coinvolgimento emotivo che era stato esplicitamente richiesto dai committenti al momento di affidargli l'incarico. Un altro aspetto della modernità del Pordenone credo sia il suo rapporto con l'abito. È una scoperta, diciamo, relativamente recente, ma in realtà non è stato possibile appurare che in una delle poche facciate da lui decorate, di cui resta ancora qualche lacerto, ha ripreso dei motivi proprio dall'antico. Mi riferisco alla facciata di Palazzo Tinghi a Udine, dove ci sono delle nereidi dei centauri marini che ripropongono, non dico la lettera, ma reinterpretano, ecco, per così dire, un sarcofago antico che stava nel 500 fuori della chiesa di San Francesco a Ripa a Roma e che oggi si trova a Lungo. Ricordo ancora Palazzo Tinghi perché, come ricorda Vasari, i committenti, cioè i Tinghi, che erano di origine toscana, erano legati da grande amicizia al cardinale Pompeo Colonna, il quale Pompeo Colonna fu uno dei principali strumenti della politica di Carlo V in Italia. Lo stemma del Colonna campeggia sulla facciata di questo palazzo udinese, mentre nelle campiture verticali della stessa erano raffigurate scene di gigantomachia, cioè la sconfitta dei giganti ribelli da parte degli dei. Ebbene, questo mito, molto utilizzato in chiave politica nell'antichità, viene riscoperto nei primi decenni del 500 proprio in rapporto alla figura di Carlo V e non per niente lo si trova illustrato in Palazzo Tè a Mantova da parte di Giulio Romano e poi a Genova in Palazzo Doria da parte di Perin del Vaga. Purtroppo, essendo il Pordenone un frescante, è oggi difficile rendersi davvero conto della sua grandezza essendo la maggior parte degli affreschi andati perduti. Però siamo fortunati nel senso che ci soccorrono due cose: disegni, molti disegni in rapporto preparatori per le facciate. Mi limito a ricordare un grande studio d'insieme che si trova al Victoria and Albert Museum di Londra, preparatorio per la facciata di Palazzo Talentidana a Venezia. E poi ogni tanto soccorre anche qualche fortunato ritrovamento. A uno di questi ha già accennato l'assessore poco fa, e cioè al fatto che da sulla fine degli anni Ottanta, all'interno di un palazzo pordenonese che sorge a ridosso del Duomo, è stato ritrovato un fregio di soggetto mitologico, riferibile, non so, alla metà circa del secondo decennio del secolo, in cui il Pordenone affronta queste tematiche mitologiche: Ercole che uccide il leone di Nemea, il castigo di Sisifo, quello di Tantalo, Giunone incatenata al cielo del marito Giove perché lei aveva capeggiato una rivolta degli dei contro di lui. Ebbene, interpreta questi miti classici, diciamo un po' umoristicamente, forzando le fisionomie e traducendoli, insomma, quasi fossero un divertisma pittorico. Un altro ritrovamento un po' precedente, una riscoperta più che un ritrovamento, sono dei fregi che si trovano all'interno del castello di Albiano in Umbria. Voi sapete che il Pordenone è noto per aver dipinto un affresco di carattere sacro nella parrocchiale di Albiano, però nessuno mai si era preoccupato di domandarsi come mai il Pordenone era andato lì solo per dipingere quell'affresco. E allora, in curiosità, con uno dei colleghi con cui mi ero recata ad Albiano, siamo entrati nel castello e con grande sorpresa abbiamo visto che tra grandi sale, dove c'erano gli uffici comunali, avevano dei fregi ovviamente di mano del Pordenone, ma non erano mai stati notati. Questi fregi sono importanti perché i soggetti mitologici sono intervallati da stemmi che ci permettono, non dico di risolvere il problema della cronologia dell'affresco di Albiano, ma di andarci vicino. Per esempio, c'è uno stemma che allude al matrimonio di una figlia di Bartolomeo d'Albiano con un nobile umbro di cui ora non ricordo il nome, matrimonio che si sa essere avvenuto tra il 1518 e il 1519. Quindi è probabile che questa sia la data di esecuzione degli affreschi e che quindi questa sia la probabile data di esecuzione anche della Madonna e Santi di Albiano. Chiudendo questo discorso sugli affreschi, ricordo ancora che a partire dalla metà degli anni 30 il Pordenone
lascia il Friuli e si stabilisce definitivamente a Venezia. Qui, come ricorda Lanzi, ebbe allora un suo popolo che l'anteponeva a Tiziano, sui Venanzi, un popolo, tra virgolette, perché i suoi estimatori erano rappresentati da Jacopo Pesaro, da Jacopo Soranzo e dallo stesso doge Andrea Gritti. La ragione del successo incontrata a Montepordenone a Venezia durante questi anni è dovuta soprattutto al fatto che era visto in ambito lagunare come un portatore a Venezia di un linguaggio nuovo di matrice tosco-romana e in particolare michelangiolesca. Non a caso Ludovico Dolce, nell'introduzione a un suo poema cavalleresco pubblicato in seconda edizione a Venezia nel 1536, nell'introduzione parla di Michelangelo e di Pordenone e riferendosi a Michelangelo dice che nessun artefice ha saputo pareggiare finora questo artista per la divinità nel disegno. E l'artista che forse più si accosta a Michelangelo è proprio il Pordenone, dice Ludovico Dolce, e quelli che cercano di imitare questi due sono forse più degli altri lodati e tenuti in prezzo. Sul finire del 1538, sollecitato ripetutamente dal duca Ercole II che lo voleva a Ferrara, Pordenone si imbarca da Padova, questo ce lo racconta una lettera dell'ambasciatore del duca, e arriva a Ferrara. Ma qui, come ho già detto prima, evidentemente sa male, nel giro di pochi giorni muore, destando appunto per la rapidità di questa scomparsa il sospetto di cui accennavo prima. Pordenone, come ci è stato detto, si chiamava in realtà Giovanni Antonio de Sacchis, ma ben presto i contemporanei hanno cominciato a chiamarlo Pordenone e quindi da allora l'artista si è trasformato come in una sorta, diciamo, di genius loci che incarna, diciamo, le fortune e le potenzialità di un'intera città. Come dicevo, come ricordava prima l'assessore, Pordenone finora sono state dedicate due grandi mostre, molto diverse tra loro e molto lontane nel tempo. La prima nel 1939 nel Castello di Udine, Pordenone allora non esisteva quasi, diciamo, era un piccolo paese, città di campagna, come l'ha definito Aldo Camerino negli anni 50, e una seconda mostra invece nel 1984 in occasione della cinquecentenario della nascita. Ricordo solo che allora si è posto il problema di dove fare questa mostra, ma vi assicuro che ero una delle curatrici. Allora a Pordenone non c'erano le strutture adeguate per poter accogliere una mostra di quel tipo, cioè di quella grandezza, per cui alla fine si è deciso, l'amministrazione comunale alla fine ha accettato il suggerimento che veniva dal comitato scientifico, di fare la mostra a Villa Manini di Passariano, che da poco era stata ristrutturata e che comunque era un centro regionale, quindi appartenente a tutti, mentre la Pordenone si è allestita una mostra molto importante di disegni nella chiesa di San Francesco, che oggi comunque non sarebbe più disponibile per una mostra. Si è posto il problema, anche su sollecitazione di Vittorio Sgarbi, di fare finalmente una mostra sul Pordenone a Pordenone e che finalmente adesso questa occasione si è concretizzata, abbiamo trovato una sede che proprio non mi entusiasma, se posso confessare la verità al 100%, però ancora una volta era l'unica sede disponibile e alla fine siamo riusciti a far stare dentro tutte le opere che ci dovevano stare per mostrarci il Pordenone non solo nella sua realtà artistica ma anche nel suo rapporto con tanti altri grandi artisti per il Rinascimento.